Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Verona II al numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. Di cosa possiamo parlare oggi? Sapete, io parlo sempre di argomenti che possono essere più svariati. In realtà oggi voglio approfondire quello di cui abbiamo chiacchierato ieri, ovvero la natura rigogliosa, laddove non ci mette lo zampino l'essere umano, come ha fatto ieri il Comune di Siracusa, che ha tagliato degli alberi in via Giarre. Ovviamente nell'altro piatto della bilancia viene meno la piantumazione di nuovi alberi. Sì, hanno fatto qualche progettino, magari qua e là hanno messo quattro manici di scopa, ma è ovvio che il deficit in bilancio è fortemente negativo. Speriamo che i prossimi nostri amministratori abbiano un pollice verde sicuramente diverso da quelli che fin qui in questi 4 anni, 5 anni hanno distrutto una città. L'argomento però non è quello dei grandi alberi, prego, si accomodi, è l'argomento della folta e rigogliosa natura nei marciapiedi, nei bordi della strada, nelle nostre vie, ma anche nell'aiuola. Allora, io ieri ho mandato due messaggi all'assessorato e al gestore. Entrambi mi hanno risposto in maniera negativa, nel senso che sì, vero, nel capitolato d'appalto speciale, in occasione della gara che vedeva l'assegnazione per 7 anni di un appalto dei rifiuti, all'inizio era presente anche la rimozione nei cigli delle strade delle erbacce. Ma questo, nel momento in cui il gestore si è aggiudicato l'appalto, è stato rimosso. Il gestore è tenuto solo e esclusivamente alla rimozione delle erbacce che ostruiscono la viabilità. È incredibile, ma è così. Ora, io, al di là che mi domando come mai il Comune di Siracusa non abbia voluto mettere questa cosa che si sa, l'erba cresce, forse voleva far lavorare le aziende per decespugliare, chissà, ma è appunto un altro, l'erba appunto cresce. Siamo qua da oltre un mese a raccogliere istanze dei cittadini. Ieri, dopo il mio video, ne ho ricevute mezza dozzina, ma delle più disparate. Vabbè, quella in via Politi, ringrazio l'amico che mi ha mandato le foto, in realtà già me l'aveva mandato un altro paio di persone, tra l'altro una anche un turista che alloggiava a Villa Politi. La situazione è pessima, un bigliettino da visita davvero pessimo di queste erbacce che crescono indisturbate, perché non c'è un'amministrazione che ha previsto un servizio di rimozione appunto delle erbacce. Ma diverse altre segnalazioni sono giunte ieri, ringrazio l'amica che mi ha mandato le foto, ma è particolare perché siamo in via Piazza Armerina, oltre alle erbacce che ci sono appunto sulla strada, mi faceva notare che c'è una scuola e in un angolo di questa scuola c'è una sorta di casolare abbandonato con una sorta di scarica a cielo aperto, tanto questo credo sia di pertinenza appunto della scuola, con un cancello diverso dove chiunque ci ha buttato spazzatura, e quindi abbiamo l'erba che cresce e il deposito di spazzatura. Ora io sto cercando di capire, devo capire qual è la scuola, scriverò al dirigente, chiederò se magari hanno la possibilità di bonificare quell'area che è un vero peccato, e se vogliono gli possiamo dare noi una mano come volontariato civico. Ed è la stessa cosa dell'annuncio che oggi faccio, l'avevo già anticipato ieri, ma oggi lo vado a ribadire. Noi già negli anni scorsi come volontariato civico abbiamo pulito diverse aree in questa città, abbiamo fatto diversi lavori, anche a volte insieme ad altre associazioni, come non ricordare una su tutte l'operazione che abbiamo fatto di pulizia all'ex carcere borbonico, il perimetro dell'ex carcere borbonico, l'abbiamo bonificato noi. Abbiamo fatto altre attività,
che vi posso dire, abbiamo bonificato tagliando l'erba piazzata un paio di anni fa insieme a dei volontari, abbiamo raccolto all'epoca dei soldini per comprare un decespugliatore che ahimè si è rotto, mi sa che non conviene ripararlo, basta, abbiamo fatto questo tipo di attività. Ora, nel tempo, diversi cittadini ci hanno chiesto tramite la nostra pagina segnale del Bacia Siracusa di fare ulteriori interventi. Fin qui noi abbiamo girato a chi di dovere, ma adesso risposte non ne stanno più arrivando. Quindi cosa fare? Continuare a lamentarsi dicendo che sono degli incompetenti, degli incapaci, ma questo ormai i cittadini lo sanno, ma figuratevi. Quindi ci sbracciamo, da ieri accettiamo le vostre segnalazioni con una preghiera, che è quella che vi sbracciate pure voi e ci venite ad aiutare. Vi sbracciate pure voi, ci fate una piccola donazione, quello che volete voi, vanno bene anche i sacchetti, i guanti, quello che è, ma la vostra presenza è indispensabile. Così insieme cerchiamo di sopperire a quello che la politica non riesce a fare. Ecco l'appello di oggi. Allora, come fare la segnalazione? Molto semplice, sempre lo stesso metodo della nostra pagina Segnala l'Erbaccia Siracusa, la trovate su Facebook, oppure tramite il mio blog salvorusso.it, potete mandare un messaggio anche a una mail a info@salvorusso.it, potete mandare una mail a comitatoattivistisiracusani@gmail.com o semplicemente al WhatsApp 347 10 97 484. Lo ripeto, 347 10 97 484. Requisiti. Beh, requisiti, basta che abitate su Siracusa. Siracusa ovviamente si intende tutta la città, isole comprese, una volta la vecchia battuta diceva, no, tutta la città dove ci sono delle erbacce, ci contattate, venite con noi, organizziamo, fissiamo un appuntamento un fine settimana, un sabato, una domenica, una mattina presto, una pausa pranzo, perché io lavoro, posso essere disponibile. Io ho già trovato un paio di volontari che verranno con me, li ringrazio sin da adesso, per cui basta, facciamo lo spirito di volontariato civico, anche qui nessun tipo di candidatura, non mi devo candidare a nulla, non vorrei già mai che qualcuno pensasse, sa, quello va a tagliare l'erba perché si vuole candidare, basta, avete stancato, sinceramente. Basta, chiederemo al gestore poi che vengano loro, quantomeno dato che loro sono stati sollevati dall'andare a decespugliare i marciapiedi. Questa è una cosa che mi fa rabbia, spendiamo, non mi ricordo se la cifra, non me la ricordo, comunque un sacco di milioni di euro e il gestore non deve neanche pulire i cigli delle strade. Chissà anche qua perché. Vabbè, lasciamo perdere le polemiche, aspetto le vostre segnalazioni, sempre coadiuvate da indirizzo, foto, video e disponibilità ad aiutare. Ciao a tutte e a tutti da Salvorusso.